चलो ये ना ले आओ ना का इसका सिटी उधर पड़े आलू के पास 20. Ho iniziato a 13 anni con papà, c'avevo il magazzino a Roma io. Poi mio padre a 21 anni ha detto che non gli stava bene come lavoravo io, ma ha lasciato e se n'è andato. Si è messo un supermercato per conto suo e io ho continuato il mio lavoro a Roma. Poi a 37 anni, dopo sposato, perché ho sposato a 35 anni, sono sceso qui perché mi servivano i clementini senza semi, i clementini di Corigliano Rossano. Sono venuto qui, un piccolo magazzinetto, e poi piano piano ho creato qualcosa in più. E mo sono 44 anni che sono qui a Corigliano Rossano. Questo dai produttori e poi mando in Alta Italia, mando in Polonia, in Ucraina, giro il lavoro per tutta l'Italia. Io faccio solo mercati, supermercati non ho mai voluto servire perché non mi stava bene con i pagamenti, che facevano i pagamenti a 90, a 120 e non mi è mai piaciuto servire i supermercati. Poi sono loro che comandano, che fanno il bello e il cattivo tempo e non è giusto. All'improvviso fanno le offerte a 4 soldi e noi dobbiamo dargli ugualmente la merce. Il commercio è strano, un momento li fa guadagnare, un momento li fa perdere. Ma è una vita che è così, io ho fatto una vita così. Nella mia vita forse un paio di volte mi sono fermato senza almeno 10 lire in tasca. Però ho continuato sempre, poi un momento è andato bene, un momento è andato male. Dall'avvento dei supermercati il commercio è cambiato moltissimo. Per i produttori non c'è più speranza, devono accettare qualsiasi cosa. Perché sono i supermercati che comandano. Qui di commercianti sani ce ne sono pochissimi, saranno 100 commercianti, ma quelli sani saranno 7 o 8, 10 al massimo. Il resto si avventano di fare i commercianti, però dopo non pagano i produttori, comprano e poi non pagano. Quando le cose vanno male non pagano più a nessuno. A fine gennaio finisco di lavorare, sistemo tutti i conti con tutti, pago tutti, a febbraio ho chiuso. Il futuro io spero che cambi qualcosa per i produttori che credono ancora di avere i clementini, di avere ancora il lavoro loro, che devono vivere con questi prodotti che hanno loro. Che io sono sicuro che sono pochi quelli che resistono a farcela. Invece una volta con un ottomulato o con un ettaro di agrumeto ci pagavano l'università i figli a Roma o a Milano o a Torino. Adesso non gliela fanno più.